Buon pomeriggio! Yeah! Ciao Giuliana! Ciao, 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 ciao! Siamo in white, In tutte e white, due, eh? sì! Non ci siamo messe d'accordo in No! white, Giuliana Fraglica, Vado Nave! Ed eccoci qui, meraviglioso e negramaro, questo aggettivo che mi piace utilizzare oggi, ma proprio oggi come Giusto, oggi, no? E giusto, proprio in però! come in Chissà questo perché! momento, un po' come dire fantastica, no? Come dire tu sei una meraviglia, Yeah! eccoci! Ciao Giuliana Fraglica! Ciao, ciao, ciao Ramona, ciao a tutti! Sono tornata a casa praticamente. Sì, sei ritornata a casa, quindi ben ritrovata, è il caso di dirlo! Sì, ma ho trascorso due stagioni che erano estate 2011 e estate 2012 con Summer Feeling Radio, questo esperimento che riuscì, insomma, la cosa che ricordo sono le risate, diciamo, e le cazziate di Casciana, sostanzialmente questo. Eh sì, perché ci vogliono anche quelle, no? Visto io che mi sono portata avanti e trascinata questi lunghi 10 anni, quasi, no, Mamma mia, sono quasi 12 anni che dico, e mamma mia, quindi portano bene le cazziate che no, dici io tu. due stagioni ho detto faccio la scrittrice. Però il Summer Feeling Radio è continuato, eh? sì Siamo sì stati in sì diretta in giro per i lidi, per le spiagge, ed è stato bellissimo. sì 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 noi eravamo qui, la stagione era con Valentina Cassarino e le risate, mi ricordo sempre queste, le risate, Le ecco. risate, questa risata ci piace. Tra l'altro, salutiamo i nostri amici con la nostra diretta Facebook che già ci stanno seguendo. Infatti, provo a fare un paio di click per capire un po' chi ci sta seguendo, e così partono anche I i domandoni, saluti. i domandoni. Quindi, Alison, eccola lì che ci sta seguendo. Fateci un po' di domande perché faremo capire, insomma, come mai l'ospitata di oggi con la nostra Come mai? Giuliana Frallica. Perché Ho dovete da sapere. darvi una ricetta, il polpettone, La solo. ricetta del polpettone, vabbè, no, perché mi piace continuare questo trova le differenze, no? Tra me e te, soprattutto l'abbronzatura, No, direi. non me ne volerà male, io non voglio No, imitarti, eh. Io no, non voglio imitare te con quei libri, no, no, no! No, fare dico, così. trova le differenze, la prima è l'abbronzatura, ragazzi, la prima, perché lei è abbronzatissima, io no. No, perché facciamo capire un po' chi ci sta ascoltando sulle frequenze di Radio Gela Express, Radio Vittoria Express. A me piace, insieme a Giuliana, fare questo gioco. Ci siamo divertite in collegamento telefonico. Lei che si siede con il suo primo libro, poi arriva il secondo, poi arriva il terzo, e io provo ad imitarla, no? Perché li ho acquistati tutti, ce li ho Certo, tutti. pazzesca. E quindi mi sono inventato un po' questo trova le differenze. Vediamo un po' quel trova le differenze di oggi. Guarda che parte il microfono, Enzo ci ammazza, eh. No, Enzo si può fare. E allora, Enza, ciao. Vabbè, cominciamo a leggere un po' di messaggi. Tra un po' i nostri amici li lasciamo nella Sì, suspense con sì. Giuliana. Buona, buona lì perché ci spiegherai che cos'è. Tu sei una meraviglia. Allora, ragazzi, vediamo un po'. Perché c'è il cosino qui, non ci permette. Gusti. Ciao Gusti! Allora, iniziamo a leggere. Arezzi, Venere. Ciao Ramona, ciao Giuliana, da Ciao! Roma, ciao. Enza, da Booster Seat. Ciao! Ehi, Viva ma Busti! qualcuno di Gela c'è? Viva Ormai Busti! siamo nazionale, Sì, internazionale, sai sì, tu, sì. no? International, Radio Gela Io Express. quando facevo Summer Feeling Radio, andavamo in diretta anche in Lombardia. Sì, Ci siamo sarebbe in varie. tanti, eh? Sì, Davvero sì. internazionale, grazie all'app che appunto ci permette di ascoltarci attraverso i dispositivi Ma Busti elettronici. piove, Busti? È a Roma? Non so, non A so, Busti grandi? diteci un po', diteci un po'. Io volevo prendere i libri che erano di là, Vado? Li mannaggia. prendo E io? così scappi e ci Ecco, lasci. quindi E facciamo. Quanto tempo ci impiego? Contate invece Enzo, insieme? se chiamiamo Enzo e ci porti i libricini, tu che dici? Prova. Enzo! Prova ad aprire. Enzo! Enzo! Prendi i libri, per I favore. libri, i protagonisti di oggi, insieme a Giuliana, ovviamente. Sì, Il la mia mio, il mio bicicletta. libro, il mio, che poi di mia figlia, non è mio. Non è mio, anzi, non sono i miei. Eccoli! Ce ne abbiamo, abbiamo il segnalibro perché stavamo completando Fantastico, scintilla. Scintilla, Penso capito? contenta. Primo libro che abbiamo letto con mia figlia, poi abbiamo continuato con Tuono, questo ce l'abbiamo tutto, bello che è completato. Ora dobbiamo iniziare questo, però prima dobbiamo finire questo qua, visto? È Stiamo andata finendo, l'ultimo capitolo è rimasto di male, Scintilla. Scintilla ritorna al regno.
Qual è che è uscito dei due? Perché io li ho comprati insieme. Allora, il primo è Scintilla. Ah, prima è uscito Scintilla. 2015 e questa è la seconda perché edizione. Perché io li ho comprati insieme, capito? Quindi. E poi è uscito Tuono e mo c'è la meraviglia. Bellissimo. Che ho saputo. Che candida questa meraviglia. E che questa copertina, questa meraviglia. È candida questa copertina perché queste sono belle colorate, no? E io mi aspettavo, tu sei una meraviglia anche colorato, invece è no. È dentro la sorpresa. È dentro la sorpresa, hai capito? C'è pure il segnalibro qui, hai capito? Sì, la sorpresa è dentro, è un'esplosione, no? Uh-huh. È come quando mangi un cioccolatino, che non so, con una bella aroma dentro, eccetera, che poi lo mangi in bocca, fa esplode, e questa è la meraviglia. Wow, la stessa simile, infatti, una simulatura ne pazzesco. Ci piace questa cosa, ci piace. È acquistabile anche online, per cui per quelli di Roma o quelli di Busto, insomma, della Lombardia, si può acquistare o su Amazon, oppure sul sito della casa editrice, che è il PIS. Però magari Amazon arriva, cioè nel senso, si ricorda prima. Ok, allora andiamo in air, spieghiamolo anche ai nostri amici. Il cioccolato, cosa c'è sì, dentro il cioccolato? Perché è un'esplosione. Tu sei una meraviglia, Giuliana, ce l'ho con te, io ce l'ho sì, con te. Con me ce l'hai invitata e ce l'hai con me, giusto? Tu sei una meraviglia, no, facevamo vedere i nostri amici sulla diretta Facebook, appunto in primo piano questo libro, perché io li ho portati tutti e tre, a partire da Scintilla, Tuono, questi meravigliosi libri che io ho letto fino a pochi giorni fa, la mia bimba, e adesso manca questo, tu sei una meraviglia, ce l'ho, c'ho pure questo, la mia bimba pure questo. Meraviglia, veramente. No, perché partivo dalla copertina, le prime erano belle e colorate, no? Scintilla, Tuono, mi aspettavo una copertina del genere, super colorata, invece candida, bella, bianca, e tu poco fa facevi una similitudine. Sì, esatto, e diciamo che la sorpresa è dentro il libro. La solitudine è il cioccolatino, questo sai, quelli ripieni dentro, che lo mangi e poi dentro c'è questa esplosione di sapore e la tua è una meraviglia, è così, la copertina è candida con qualche sfumata di colore, ma una volta che lo apri, diciamo, c'è l'esplosione di colore, l'esplosione. Quindi non a caso appunto no. il colore della copertina, ma aprendo il libro, no? Sì. Che cos'è che troviamo dentro? Troviamo 11 storie più una. Ormai questa è diventata la filastrocca un po' di tutti, 11 storie più una, ma non ti, perché non dici 12? Perché non sono 12, sono 11 più una, sono 11 bambini più una, un fiore, e ogni bambino rappresenta uno spaccato di quello che è una parte dell'umanità, e c'è il bambino... c'è il bambino che viene preso per introverso quando invece è meditativo, c'è la bimba che viene derisa perché è rotonda e allora la chiamano, cioè, cicciona in tutti i modi possibili e immaginabili perché, diciamo, ne abbiamo bisogno, no? Di criticare gli altri per elevare noi stessi, da che mondo è mondo. Quindi è l'invito sempre ad andare oltre, c'è la bambina con un occhio solo che è la metafora delle disabilità, no? Come se un disabile dovesse essere per forza qualcuno a cui manca qualcosa, questa bambina gli manca un occhio, invece è praticamente perfetta perché a lei non manca niente. E, insomma, è da leggere, so che tanti bambini, anche piccoli, di 3 anni, 3 anni e mezzo, si stanno affezionando, ognuno a chi ha René, chi ha Jeté, chi ha Palè, si stanno affezionando a ognuno ha la sua preferita, e so di mamme che esasperate, oggi mi ha scritto una mamma alle 6:15 del mattino che sua figlia voleva essere letta a Rosè. Basta, gli ho detto, mamma, leggimi il Rosè, 6:15 del mattino. Per me sono soddisfazioni, per la mamma un po' meno, ma per me sono soddisfazioni. Mamma mia, no, perché visto che siamo partiti dalla copertina, giusto per introdurre il tuo libro, leggevo appunto una storia di Giuliana Fraglica, tu sei una meraviglia, storie di bambini con l'accento sulla E, per sì. l'appunto. Sì, però mi devi dire poi perché questa E, dove nasce, sì, insomma. Sì, sì, sì. Tu sai che il mio è un contenitore radiofonico davvero meraviglioso, sì, oggi accantona un po' fantastico, mi piace utilizzare questo termine, meraviglia, meraviglioso, quindi andiamo di musica per un attimino, noi continuiamo sì. a chiacchierare con i nostri amici in diretta Facebook. Con l'accento sulla E, sì. ma c'è Tere pure? Teresa? Sì. Ah sì. Sì, sì? No, perché ho visto... in un post da qualcuno poco fa ha postato una foto Tere, leggiamo Tere, quindi c'era una mamma con un bambino ma che leggeva che Tere, ecco perché mi è venuto. No, ma io devo dirti che non dico che, allora io non metto mai in conto quello, solo che il libro era aperto, no, e non capivo, eccolo qui, tipo qua questa c'è Palè, Schiare è l'ultima, ah ecco, quindi avranno già finito loro, sì,
questa qua. Io ancora bambina, lo diciamo, l'avevo dai. Solamente spulciato Tere. Così velocemente, ma Tere non ero arrivata, sempre spulciando, e ecco, hai capito? Chissà se ci sta ascoltando magari. Tere è la bambina dislessica. Massimo, un saluto a Giuliana, ciao, ciao. Federica, ciao Concetta Emanuello, ciao Federica ragazzi. Federica Costa, ma lei mi ha scritto stamattina alle 6:15. Ah sì? Fede, straordinaria la tua creatività. Ah, Venere è praticamente Gela, trapiantata a Roma, il cuore sempre. Allora ti aspettiamo a Gela, Venere si chiama? Sì, vienici a trovare, no? Al paesello. Io dico tutti, ma perché ve ne andate? Qui ci sto così bene qua. Poi facciamo un altro selfie così. Sì. Facciamo sempre il trovare differenze. Che, differenze trovate voi? Oggi l'abbronzatura perché siamo gemelle poi. Bianche, capito? È sempre l'abbronzatura. Cioè non cambia. No, vabbè. Non cambia niente poi. Veramente. Come fa a dire non ci sono più altre differenze? Giuliana, mi sei diventata una performer allucinante. Quando mi dicono chi è Giuliana Fraglica, mia figlia, prima. Mamma, chi è Giuliana Fraglica? Come conoscerai domani, poi parleremo, no? Okay. Sì, domani la conoscerai, ci sono tante belle novità anche da parte nostra. Chi è Giuliana? Giuliana è una che fa tante cose. Chi è Giuliana? Un bambino una volta ha detto... Chi è che ride? Mi ridono pure. Federica! Sì. Meno male, dai, facciamo pure ridere. No, ma Federica stamattina è stata pazzesca, cioè, non ci crederai, invece ci credo, sei un quarto sono lì. Meravigliosa. E, dicevo, un bambino una volta per... Giuliana mi ha guardato e mi fa, Giuliana, ma tu quante cose fai? Ecco. E io gli ho detto, amore, tutte quelle che mi cadono, cioè io faccio... Nel senso che amo e coltivo le cose che faccio, non è che a un certo punto mi sono svegliata la mattina e ho detto faccio la scrittrice. Oggi ho ricevuto un messaggio su Instagram di una mia compagna delle medie dove insomma c'era scritto posso testimoniare anch'io che tu hai sempre voluto fare la scrittrice. Per cui non è che una mattina mi sono svegliata. Grande, quindi Giuliana. Queste per me erano solo soddisfazioni perché la mia amica, la saluto Jessica Toscano, che mi ha scritto su me sempre posso testimoniare sempre voluto fare la scrittrice, quindi anche lei come anche altre mie compagne che mi si sono ritrovate su Facebook a dire vero, poi ovviamente non capita spesso che una bambina in classe dica voglio fare la scrittrice, voglio fare la cantante, voglio fare l'attrice, poi ci riesca, non capita sempre soprattutto se non abiti spesso a Roma o a Milano, puoi abitare anche a Gela, voglio dire, va bene così. Io dirigo qua un po' la situazione in dei regia. Tempi quando lo facevo anch'io. Anch'io sono una multitasking, parto dal microfono alla regia, pulsanti vari, insomma, vabbè, una minima parte di multitasking. Ma il rispetto computer, a lei. Però posso dire che il computer è quello del 2011, meraviglioso. Sì. Adoro. Che ricordi, Gli Amarcord oggi facciamo. Ramona mi ha insegnato tutto quello che c'era da sapere sulla regia. Ho fatto un mese di praticantato qua, l'ho giusto. Sono la tua pigmalione, esatto, dai, dillo. Esatto. E poi lei mi è diventata scrittrice, ballerina, cantante. No, già cantante lo eri, ti ho lasciato cantante. Ah, io ti avevo lasciato solo cantante. Poi la ritrovo dopo un bel po' di anni, una performance. Allucinante, no? Attrice, limato. Ballerina, cantante, scrittrice, Giuliana. Ho limato come mai queste letture per i bambini? Da bambina volevo scrivere per i bambini, non c'è un come mai, lo senti come necessità, è una cosa proprio... Ah, necessità, ecco. Sì. Non è che, allora, chi, io sempre, io so scrivere favole, poi non mi dico di scrivere un'altra cosa. Quando mi dicono, dai, ma tu ma sei... Ma lo resta per Lorena o Lorenzo? Non lo so. Non si sa. Bisogna leggerlo. Che bei nomi, però. Sì. Ci sono come mai nomi... hai troncato? In che senso? Allora, perché è la nostra abitudine, no? Queste... No? Ah, ecco, Ramo, abitudine. Giulia. E siccome però dovevo trovare il vezzeggiativo di Giulia diventa Giulia. Perché se non apri queste pagine non capisci il perché di storie di bambini con l'accento sulla E. Uno dice perché? Poi spulci un po' e dici... Ad esempio il tuo nome, anche se è Ramo, però se diventa diminutivo è Ramonè. Hai capito? È così. Ah, quindi anche il mio nome poteva essere inserito. Anche il mio, c'è cioè Giulia, c'è cioè il mio, che dovrebbe essere Giulia, ma vezzeggiativo è Giulia. E quindi c'è Giulia. C'è anche il mio. Tipo mia figlia, no? Ines. Ines. Ines, esatto. Hai capito? Bene, esatto. C'è per tutti. Poi alla fine del libro, dato che mi piacerebbe... Sì, a te piace introdurre comunque alla fine degli esercizi. Mi sono accorta anche in scintilla. Perché... Per due motivi.
periodo perché mi piacerebbe appunto diventasse un... ma anche gli altri due lo sono già diventate narrative per le scuole, sì. E lo diventerà anche tu, sei una meraviglia perché viene sempre accolto con un grande amore e un grande entusiasmo. E poi perché vorrei che dalla lettura poi loro mettessero in pratica, proprio perché non rimanesse una cosa fine a se stessa. Ecco, leggo, poi lo posso. Invece no, lo leggo, lo sfrutto, lo strappo, faccio quello che mi pare. Allora, leggiamo un po'. È una meraviglia, dice Federica. Un'ottima riflessione per gli adulti, non solo storie per bambini, hai capito? Grazie Federica. Sì, sì, molti adulti me l'hanno detto, molti di quelli che hanno comprato il libro, che si può acquistare sia in libreria che negli store online. Diciamo, sono un po' indietro io, visto che siamo rimasti con mia figlia a tuoni scintille. Recupereremo! Detto, gli altri recupereranno, hanno detto tu sei una meraviglia e devono recuperare tu sei una meraviglia, insomma gli altri due. Quindi sì, molti degli adulti che hanno letto tu sei una meraviglia mi hanno detto far riflettere anche noi adulti. Sì, me l'hanno detto tantissimi. Molti adulti si sono rivisti perché comunque la svalutazione, cioè il fatto che noi dobbiamo essere sempre criticati anche per come abbiamo i capelli. Me ne devi fare i capelli. Grande, belle capelli. Mi mancava questo. Me ne devi fare i capelli, c'è le belle capelli. Beh, non fai niente, cioè va bene un po' anche la rinfusa. Oppure perché ti metti sempre le tute? Ma mamma mia, ma lasciatemi in pace, no? Non si può stare tranquilli. Eh sì, alla tuta. Io sono sempre in tuta, prima perché vado anche in bici, quindi insomma, un vestito non me lo posso mettere. Che fatica, che faticaccia oggi però. Povera, oggi è un po' poi in cui dobbiamo essere sempre tutte perfette, tutte precise, tutte macho. L'epoca dei social è terribile, fino agli anni 90 ancora si poteva stare. Vero, hai ragione, noi li conosciamo quegli anni, li abbiamo vissuti i primi anni 90, insomma era tutto diverso, dai, era no, ora dobbiamo aderire a uno stereotipo, invece i miei bambini non aderiscono proprio a nulla, proprio perché loro sono così, prendono lasciare. Parliamo, perché continui a dire i miei bambini, dillo, perché i miei bambini, chi sono i tuoi bambini? Sono tutti i bambini che incontro grazie al mio lavoro, perché faccio laboratori teatrali nelle scuole e quindi io incontro anche la media di 400 bambini alla settimana. Ok. E quindi li ho conosciuti. Poi facilmente... Sono state loro l'ispirazione per questi libri? Sì, loro. La vita di anche tanti adulti che ho incontrato, Cioè, molti adulti che da bambini vivevano queste situazioni. E i bambini cresciuti è troppo timido e no, lo voglio fare sbloccare. Sai quante mamme sì. Lo voglio fare sbloccare? Ma fa bene dire questa cosa? No. Perché? Il bambino non si deve sbloccare, il bambino deve trovare momenti per essere se stesso. Anche se non si sblocca, non so come spiegare. Vabbè, cioè, lasciamo la parola sblocco. Momenti per trovare se stesso, quindi cosa bisogna fare? Lo decide il bambino. E se il bambino dice non voglio fare nulla, non vuole fare nulla. Lo dico da mamma, no? Perché allora, ormai conoscendo altre mamme so bene o male allora, un po' come funziona. Se non vuole fare nulla gli vanno sottoposte delle cose e poi sempre libero di scegliere, tipo, ok, può fare laboratorio di teatro, domani c'è l'open day di Hop Lab, laboratorio all'antidoto, e vuole fare prova, vuole fare karate, prova. Se poi dopo tutto questo prova il bambino non vuole fare quello, ma è un genio con il computer o è un genio a correre solo felice per i prati, facciamogli fare quello che vuole sostanzialmente. Quindi non esistono per te bambini bloccati o bambini comunque introversi? Sì, dai, bambini timidi rispetto ad altri. Sì, ma non c'è niente di male. Non so come dire, dopo che è timido. Dopo che timido la mamma dice appunto... Perché deve essere spigliato? Dove lo dobbiamo vendere a questo bambino? Cioè, non lo so. Non capisco. I bambini vanno ascoltati. Io questo so. Io quando entro in una classe ascolto proprio quello che mi vogliono dire. Cerco di adattarmi a ognuno di loro, anche se sono 20. Andiamo Nair? Andiamo Nair. Conoscevi questo pezzo famoso, Kanye West? Io sono rimasta agli anni 90. Famoso Kanye West. Eccoci qui su Radio Gela Express, Radio Vittoria Express, per la nostra
puntata fantastica e con la nostra fantastica Giuliana Fraica. E Yeah, per on un air. attimo ci eravamo dimenticati dell'aggettivo fantastica perché mi ero soffermato con meraviglioso e quindi con tu sei una meraviglia. Eccolo qui, lo sto facendo vedere in diretta a Facebook ai nostri amici, visto che li ho portati tutti. Ho portato Scintilla, ho portato Tuono, ho Fantastica sta portato tu ragazza. sei una meraviglia. Ho chiesto il permesso a Ines, ho detto posso portarli perché per andare da Giuliana. Ma chi è Giuliana? E ancora non ho capito come spiegare chi è Giuliana, È un che fa tutto. È ectoplasma. una ragazza che fa tutto, ecco, va bene, quindi... Grazie per il ragazza, ce lo prendiamo ancora, va Sei una bene così. E ragazza? vabbè, oh, se finché non li dimostro, ragazzi, uno, E insomma. così guarda i capelli se c'è qualche capelletto No, no, ma tinta bianco. fatta, tinta fatta, Tinta fatta, fatta. fatta, bene, bene, sempre bella, stupenda, fantastica Giuliana Fraliga. Ci eravamo lasciati appunto con, perché siamo partiti un po' dalla copertina di Tu sei una meraviglia con il colore così candido rispetto agli altri. Abbiamo parlato un po'. Abbiamo cercato di capire la trama del libro e poi io sempre partendo dalla copertina leggevo Tu sei una meraviglia, storie di bambini con l'accento sulla E. Dimmi perché hai combinato tutto ciò. Perché noi alla siciliana stronchiamo i nomi e spesso è tipo Lorè, Concè, Francè, e quindi siccome anche questa apertura della E, insomma, è nostra, è molto meridionale, molto siciliana, allora anche tutti quei nomi in realtà che non hanno questa E, insomma, tra le sillabe, in realtà lo diventano, neanche il mio ce l'ha, il mio viene Giulia, però al diminutivo viene Giulietta. Giulia. E quindi tutti, anche Ramone, Ramonè, se è proprio Ramonella o Ramonetta, no? Con il vezzeggiativo, e quindi anche lei può avere il suo nome con l'accento sulla E. Quindi è per omaggiare anche questo nostro modo di troncare i nomi che diventano poi familiari per noi. Ecco, quindi cosa troveremo oltre a questo libro davvero illustrato, ben illustrato, perché abbiamo parlato del colore candido della copertina, ma all'interno ci sono tanti bei colori, no? Esatto, e devo dire un grazie all'illustratrice straordinaria, è una disegnatrice, illustratrice di Palermo, si chiama, perché di Palermo è la mia casa editrice, che è l'Elpis, una casa editrice insomma, che sta crescendo tantissimo ed è una casa editrice di una serietà pazzesca e oggi nelle indipendenti è molto difficile trovarlo, invece sono stata molto fortunata a trovare questa casa editrice che veramente punta su di me e mi porta sul palmo della mano, devo dire. E quindi la Martina Ponente, questo è il nome dell'illustratrice, ha fatto un lavoro perché ha reso talmente umani i miei bambini che tu li guardi e ti senti quel bambino, perché sono, non sono belli questi bambini. Io ho detto all'illustratrice, li dobbiamo rendere, cioè, simili ai bambini che vediamo tutti i giorni. Non voglio bionde con gli occhi azzurri per forza, cioè, capito? Devono essere a misura di quotidianità. Ecco, questa cosa mi piace, così come mi piace, perché io continuo sempre qui a leggere sul retro del libro, Tu sei una meraviglia, è ciò che ogni bambino dovrebbe sentirsi dire. Basta, questo dovrebbe sentirsi dire un bambino. E poi, come dicevo, a Gianni Rodari diceva: auspico in una scuola dove al centro si mettono i bisogni del bambino. Ecco, io nel mio lavoro lo faccio, cioè se io vedo durante il corso del laboratorio che ci sono magari bambini che ecco, quel giorno non vogliono collaborare, io senza farglielo capire, cioè senza domandarglielo, devo capire perché. Quindi io devo cercare di entrare talmente tanto in empatia, di cercare di capire perché, cosa è successo, se riguarda il laboratorio, se è un problema tra i compagni, se è un suo momento. E io ho 0,1 secondo per capirlo, però va messo prima di tutto il bisogno del bambino, anche quello di stare in silenzio. Ovviamente nel mio caso io lo posso fare perché faccio un laboratorio extrascolastico, cioè sempre all'interno delle ore curriculari, però diciamo non metto voti, tutta una serie di cose che forse proprio durante le lezioni in classe non si può fare. E Ma rendi non è ancora più colpa delle meravigliosi questi maestre. bambini, insomma, no? Sì, li fai sempre, ancora sempre più felici. Bene, Giuliana, io devo ringraziarti per questa ospitata, per essere stata qui in studio, tra l'altro, dopo i vari collegamenti che abbiamo fatto. Grande sorpresa, davvero, gran No, il regalo. regalo l'hai fatto tu a me, ci tenevo a vederti di presenza dopo mille telefonate perché non ci potevamo vedere. Sono tornata in questa casa Radio Gela Express e che dire, grazie, grazie a tutti.
tutti, grazie a tutti quelli che compreranno, tu sei una meraviglia. Grazie Giuliana, tanto buon lavoro a te, Grazie a visto che voi. ne hai davvero tanto. Ciao! E vogliamo salutare anche i nostri amici con questo bel tris di libri. È anche bello, Ciao! bello sostanzioso rispetto agli altri, guarda, è più grossetto, no? Sì, è più piccolino forse, boh, non lo so, se questo è più basso, però sì. E grazie a tutti, grazie Ramona. Ciao! Grande Giuliana, grazie! Voi continuate a seguirci, fantastica Continuo Nair su Radio Gela Express, Radio Vittoria Express, Express! fino alle 18:30. Ciao!